Buonasera a tutti da Avis Provinciale Mantova e dalle nostre splendide 93 Avis di base. E mi sembra giusto in questa occasione dedicare questa serata a tutti i volontari Avis. È stato un anno di massimo impegno anche sul fronte donazionale, in quanto le richieste sono di sacche di sangue sono altissime, perché c'è una carenza soprattutto in questo periodo estivo, aggravato quest'anno purtroppo dall'evento tragico del terremoto nel centro Italia, che quindi ci ha portato ad avere e ad impegnarci sempre più proprio nella promozione della cultura del dono e anche però nel fare corretta informazione per quanto riguarda tutta l'organizzazione generale che si muove, coordinata dal Centro Nazionale Sangue, in queste occasioni particolari, in queste maxi emergenze. Quindi è corretto fare anche una giusta informazione per formare alla cultura del dono. Una serata fatta apposta, un evento, questa è una manifestazione fatta apposta per i giovani, per coinvolgere e avvicinare Avis e quindi il volontariato, ma anche la solidarietà con tutti i nostri valori ai giovani, dare a loro un'opportunità per presentarsi e quindi avere un palco a disposizione per mettere a frutto le loro doti di canto, e quindi è un'opportunità che diamo e speriamo di avvicinare sempre più giovani, perché realmente c'è bisogno di loro, abbiamo bisogno di loro. Abbiamo una grande presenza anche delle nostre Avis, i labari sono tanti, quindi fa piacere, anche perché questa qua diventa una serata conclusiva di tutti gli eventi che ci sono stati quest'anno, coronati dall'evento principale che è stato quello dell'Assemblea Nazionale Avis, che è stata fatta proprio qui a Mantova, a casa nostra. Nella giuria ci sono degli non esperti di musica, ma la maggior parte sono esperti di musica, cioè perlomeno sono maestri di canto, maestri eccetera. Questi che cosa fanno in definitiva? Valutano l'emozione che un ragazzo giovane possa dare da un palco. Quindi io credo che la maggior parte votino, i tecnici magari mettono qualcosa in più, ma gli altri si affidano più che altro all'emozione che gli viene data dal cantante in quel momento. Noi gli diamo la possibilità, per chi vince, di fare un corso di musica, gli paghiamo una scuola di musica, e questo penso che sia il nostro compito, perché il nostro compito non è in definitiva quello di trovare il talento lo fanno da qualche manifestazioni molto più importanti della nostra.
Quindi noi quello che vogliamo è dare la possibilità a un ragazzo di esibirsi davanti a un pubblico che in questi 10 anni è sempre numeroso, quindi superare l'ostacolo del pubblico e soprattutto di confrontarsi con gli altri. Senza astio, niente, se voi doveste andare là dietro vedete che tra i cantanti non c'è. C'è competizione ovviamente perché tutti vogliono vincere, ma possiamo anche dire che non c'è competizione. Si crea un gruppo di amicizia. Quindi vince la 9ª edizione di Una voce che si nota, Giulia Pellegrino dell'Avis di Poggio Rusco. Giulia Pellegrino! Complimenti! Vince Una voce che si nota 2016!